Un saluto a tutti gli amici di mobileworld.it. Anche questa volta siamo qui per parlare di speaker Bluetooth Tronsmart e in particolare di questo bel mattoncino che è il Tronsmart Element Mega. È il più grosso speaker che Tronsmart abbia mai realizzato e al suo interno dovrebbe avere due altoparlanti da 20 watt l'uno per un totale di 40 watt di potenza. Costa su Amazon 46 euro e quello che tutti si staranno domandando è: varrà davvero il suo prezzo? Scopriamolo con la nostra video recensione. Partiamo dalla confezione di vendita del nostro Tronsmart Element Mega e vediamo cosa c'è all'interno. Mettiamo da parte i due androidini che avevamo messo qui solo per colorare un po' la scena e andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Quindi, ovviamente lo speaker all'interno dell'immancabile plastica dal dubbio gusto, un manuale del quale avremmo fatto volentieri a meno. E all'interno di quest'altra confezione abbiamo i canonici jack audio e cavetto USB, micro USB per la ricarica. Niente di particolare, solida confezione di vendita, niente da dire in merito. Passiamo quindi alla nostra cassa Tronsmart. La prima cosa che dobbiamo dire è che, a differenza di altri modelli dell'azienda cinese, in questo caso ci è sembrato che la qualità costruttiva fosse leggermente meno buona del solito. Niente di particolare, dopotutto sappiamo che si tratta di casse low budget, casse economiche, quindi non ci lamenteremo troppo della qualità costruttiva. Ma diciamo che l'impressione generale è che sia un po' più cheap del solito, niente di particolare. Sul retro troviamo jack audio, tasto di accensione e spegnimento, slot per la micro SD e cavo micro USB per la ricarica, mentre sulla parte superiore abbiamo i tasti soft touch con cui controllare il volume, mandare in play, pausa, avanzare o andare indietro di canzone, e il tasto per cambiare modalità tra Bluetooth, cavo e micro SD e l'NFC. Ora andiamo un attimo ad accendere la cassa e vi dobbiamo raccontare un attimo cosa è successo con l'NFC. Ecco, sì, la cassa si è accesa, si è connessa in teoria al mio telefono. Dicevamo, l'NFC di questo dispositivo originariamente non funzionava. Appena tirato fuori dalla scatola non funzionava. Abbiamo provato con tanti dispositivi diversi, ma provando ad appoggiare lo smartphone sopra non faceva nulla. Quindi ho provato la cosa più stupida e più logica che si possa provare, ossia vedere se il chip era bloccato o meno, e con mia grande sorpresa il chip era sovrascrivibile. Quindi semplicemente con NFC Tools sono riuscito a sovrascrivere il tag NFC in questione e a riprogrammarlo per far sì che si connettesse al mio dispositivo. E adesso, come potete vedere, poggiandolo su, dovrebbe connettersi. Ecco, connessione. Connesso. Ci ha messo un po', ma va tutto bene. Quindi, la storia di questo NFC non sappiamo se sia un modello difettoso che è capitato a noi o cos'altro, ma sappiate che qualora non dovesse andarvi l'accoppiamento via NFC, potete sovrascrivere il chip con NFC Tools o altri software simili che vi permettono di scrivere su NFC. Ora, lasciando un attimo da parte l'NFC, andiamo a parlare degli altri tasti soft touch che si trovano nella parte superiore del dispositivo. Come forse potete notare, sono illuminati e c'è anche questo LED che ripercorre il profilo della cassa, molto carino. Ma torniamo a parlare dei tasti. Il problema dei tasti soft touch di questo speaker, così come in realtà quello della maggior parte degli speaker che hanno tasti touch, è che non danno alcun tipo di feedback. Quindi non solo non c'è il click tipico di quando pigi un tasto fisico, ma non c'è neanche una vibrazione o un suono che identifichi il fatto di aver premuto il tasto. Quindi cosa può succedere? Che quando cliccate un tasto ma non siete sicuri di aver premuto bene, sarete incerti se lo avete cliccato o meno, appunto perché non c'è alcun tipo di feedback che vi indica effettivamente che il tasto ha risposto al vostro click. Abbiamo aggiunto il nostro smartphone nell'inquadratura per farvi vedere come in realtà, a parte il problema del feedback, i tasti soft touch di questa cassa funzionano abbastanza bene, nel senso che non c'è delay tra quando viene cliccato il tasto e quando viene effettivamente eseguita l'azione, e possiamo assicurarvi che questo non è una condizione scontata. Con
Continuando a parlare delle funzioni di questo TronSmart Element Mega, dobbiamo dire che supporta il True Wireless Speaker. Cosa vuol dire? Vuol dire che se comprate due di questi speaker potrete associarli tra loro e utilizzarli per creare un effetto stereo, quindi utilizzare due speaker sincronizzati che riproducono lo stesso audio. Adesso è possibile una cosa del genere con tutti gli speaker grazie al Bluetooth 5.0, ma solo alcuni smartphone lo implementano, quindi se vi serve un sistema stereo con due speaker molto potenti, questi TronSmart Element Mega potrebbero fare al caso vostro. A proposito di potenza, dobbiamo dire che il volume massimo di questa TronSmart Element Mega è davvero molto alto. Quindi a livello di potenza non abbiamo nulla da ridire, purtroppo non possiamo dire lo stesso della qualità audio. Noi capiamo benissimo che per avere 40 watt di potenza su una cassa che costa meno di 50 euro qualche rinuncia si debba fare e sicuramente non ci si poteva aspettare una cassa da audiofili. Il problema è che su questo speaker si sente un drastico calo delle prestazioni superata una soglia di volume. Se si ascolta con il volume non alto, il suono tutto sommato è accettabile, discreto. Ma una volta superata una certa soglia di volume si sentono chiaramente delle distorsioni e soprattutto quando ci sono pochi bassi, ad esempio ascoltando musica classica, si sente di sottofondo un fruscio praticamente costante, che sicuramente noterete nella nostra prova audio. Come avrete capito, questo TronSmart Element Mega ha tanti buoni spunti, tante piccole chicche interessanti, ma forse non riesce a convincere per il rapporto tra prezzo e qualità audio. C'è da dire che normalmente per avere 40 watt di potenza su uno speaker Bluetooth bisogna spendere molto di più, quindi se cercate solo un buon altoparlante con un volume massimo molto alto, beh, potrebbe essere la scelta che fa per voi. In alternativa, forse potrebbe essere il caso di considerare un prodotto meno potente, ma con un'attenzione alla qualità audio leggermente più alta. Adesso, in ogni caso, potete giudicare da voi con la nostra prova audio. A questo punto non ci rimane altro da fare che farvi ascoltare la nostra classica playlist e farvi sentire come suona questo TronSmart Element Mega a circa metà volume.